vincenza, insomma, una bella vittoria che vince convincente. Sì, penso che la vittoria è stata meritata da parte della mia squadra. Abbiamo costruito tanto, finalmente siamo riusciti anche a concretizzare il lavoro che abbiamo, le palle da giocare, insomma, durante la partita. Era una partita difficile per noi, ci siamo allenati molto bene anche questa settimana, convinti, insomma, di poter portare a casa questi 3 punti che sono pesantissimi soprattutto per la classifica e in virtù del recupero che ci aspetta difficile, una partita di primo di mercoledì. Diciamo che cali di tensione purtroppo ne stiamo avendo, anche oggi sul 4-1 siamo riusciti a prendere un gol in contropiede, una squadra che vince 4-1 in casa, prendere un gol in contropiede, diciamo, anche a livello psicologico non è una gran cosa. Infatti poi abbiamo sofferto almeno 10 minuti dopo il loro gol, ci eravamo abbassati un po' troppo, poi fortunatamente abbiamo ripreso a macinare il gioco e a chiudere la partita con un gran gol di Enaudi. Andremo a Bivongi a cercare come sempre, come ogni domenica, la vittoria, e dobbiamo sbloccarci fuori casa perché abbiamo lasciato tanti punti in giro, soprattutto gli ultimi 2 settimana scorsa a San Calogero, nonostante l'ottima prestazione abbiamo raccolto soltanto 1 punto. Credo che quello che ci ha tagliato le gambe è stato il secondo gol su purtroppo un infortunio del nostro portierino, è un 2002, quindi ci sta. Poi abbiamo subito preso il terzo gol sempre su un altro errore del portiere, perché era andato in bambola, tant'è che l'ho dovuto sostituire perché non c'era proprio completamente con la testa. Siamo venuti qua a rimaneggiare perché non avevamo fuori quota, ho dovuto giocare obbligatoriamente con il portiere, ma il Maida è una squadra che non la scopro io, una squadra che per 9-10 undicesimi è uguale a quella dell'anno scorso di promozione, quindi una bellissima squadra. Noi, ripeto, avevamo iniziato benissimo, abbiamo fallito almeno 3 nitide palle gol nel primo quarto d'ora, poi c'è stato il gol sul calcio di punizione di Martinez, credo un gol eccezionale, che in questa categoria se ne vedono pochissime. Poi ripeto, l'infortunio, avevamo anche riaccorciato sul 2-1, però nei momenti nostri migliori ho un'invenzione della squadra avversaria, perché credo che 3 dei 5 gol siano stati degli effettivi capolavori balistici, quindi credo che oggi ci abbia punito più del dovuto il fattore episodi. Io credo che abbiamo perso partite sui campi in terra battuta, ci penalizzano parecchio, perché per chi ha visto la partita noi giochiamo prevalentemente con palla a terra, su campi come questo di oggi o come quello di Mammola, questi campi qua ci penalizzano parecchio.